Nuova torta al test, batte con un sonoro 5-1 la Lazio e torna a respirare aria di alta classifica. Dopo un primo quarto d'ora di studio, i ragazzi di Nuno prendono il largo. Trincia ruba palla di forza al difensore biancoceleste e scarica in rete un pallone pieno di rabbia per il classico gol dell'ex che apre così le danze. Al 24esimo ancora torta al test, Trincia mette al centro per Imperiali, deviazione sotto misura e miracolo di Serafini. Al 18esimo ancora padroni di casa in avanti, lancio per Bastioni che si ritrova davanti a Serafini, diagonale a colpo sicuro e grande risposta del numero 1. I biancocelesti provano a reagire ma si affidano all'unico tiro nella porta di Silvestri, parato da Del Moro. Tre minuti più tardi ci prova Piccirilli, ma il suo tiro a giro oltrepassa il secondo palo. Nel piano del recupero del primo tempo l'episodio condanna la Lazio. Bastioni va a terra nel contrasto, per l'arbitro non ci sono dubbi, e calcio di rigore che trasforma con freddezza il numero 10 Ferrini. All'inizio ripresa il copione non cambia, padroni di casa ad un passo dal gol con Kergia. Il gol è nell'aria ed arriva puntuale al secondo della ripresa con Spizzichino appena entrato che deviene in rete un pallone vagante nell'area piccola. La Lazio accusa il colpo e rischia di capitolare poco dopo, ma Scarpecci, altro ex appena entrato, spara su Serafini in uscita. Tra il 20esimo ed il 30esimo, no, d'oltre teste, confeziona altre 4 palle gol. Prima ci prova Patriarca, palla alta sopra la traversa, poi il tiro di Trincia dalla distanza, devia Serafini. Ancora d'oltre teste in avanti, qualche istante più tardi, con la sfera che oltrepassa la traversa. E dal 33esimo è il palo a dire di no alla formazione di mister Di Nuno. La squadra di casa non si ferma e dal 32esimo del secondo tempo arriva il poker con Scarpecci che riprende sotto misura una respinta del palo e realizza il 4-0. La Lazio alza la testa e trova la rete della bandiera messa a segno da Celani di testa al 33esimo, ma non può nulla quando al 34esimo Spizzichino decide di fare tutto da solo, saltare in mezza difesa laziale e siglare il gol più bello della giornata. È la rete del 5-1, risultato con il quale si conclude il confronto dello Jelasi. 3 punti e morale per Di Nuno, qualche riflessione in più per De Cosme e i suoi, fermi a quota 4 in classifica.